Benvenuto, per chi la vedrà mille volte non lo sa, ma questa è la prima intervista 2021. Benvenuto Ruggero. Ciao, grazie Sei tu Fabio. che vieni qua a tagliare il traguardo È un onore è un per me capodanno, buon inaugurare anno. l'anno. Poi la vedranno magari il 15 d'agosto del 2028, che ne sappiamo noi, ma Tra noi siamo qui. intanto. Allora, invece in gennaio 2021, se vado a cercare Ruggero, che cosa trovo? Cioè, cosa sono le cose che stai portando in giro adesso? Anche se in giro per noi che arriviamo da un anno pandemico. È una parola, è un po' un eufemismo, sì. No, allora io vengo cioè sto continuando a portare avanti questo progetto molto ambizioso, grande, si chiama Atineres, che è iniziato esattamente un anno fa, nel gennaio del 20. Hai detto 20, porterò in giro la mia mu. Esatto, no, ma infatti guarda, ho recuperato un post che ho fatto su Instagram dicendo quest'anno sarà l'anno in cui voglio portare Atineres in giro per I l'Italia. chilometri che farò quest'anno. Mamma mia. Però non ci siamo arresi, per questo dobbiamo dirlo. No, 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 abbiamo fatto tante cose, abbiamo fatto una cosa insieme Sì, molto sì, sì, carina, sì. poi semmai ne parliamo. E niente, cos'è sto Atineres? È una serie musicale, l'ho chiamata così, perché è una serie di videoclip appunto musicali che uno in fila all'altro vanno a Hanno la sua raccontare storia. una storia che è un viaggio praticamente alla ricerca della serenità. Dovevi proporlo a Netflix. Cioè, non avevo i canali giusti. No, Però mi sarebbe piaciuto. si fa sempre in tempo. Il tuo modo di raccontare l'amore non è, come dire, troppo facile, nel senso che non è che si piange così. Hai come un po' disincantato, no? Sembra quasi che non ti riguardi. Vai così? Cioè, per me l'amore, anche se non ho scritto tante canzoni d'amore in realtà, perché secondo me è un tema molto delicato e anche per me abbastanza sconosciuto. Infatti, nell'ultima che è uscita, dico, stamani stavo pensando a cosa sia l'amore, se è un modo per passare il tempo o è annusare uno stesso momento, che sono due cose abbastanza. Sai che ti rimane impresse le ultime cose che hai ascoltato, quindi. Sì. Però è il tuo modo comunque di scrivere, è comunque disincantato, cioè non ho Sì. trovato ridondanza, non ho trovato, sembra quasi un po' British, no? Che la guardi da fuori e la racconti, anche se parli, ti metti in prima persona nei video, nelle cose. Sì. Ma ho un modo anche forse abbastanza leggero di raccontare un po' la realtà perché non mi piace prendermi troppo sul serio, però cerco comunque di infilare dei messaggi che per me sono molto seri. È l'insostenibile leggerezza dell'essere, no? Certo. Kundera, Che... ti stiamo ancora pensando. Esatto. Però appunto mi spaventa essere troppo sul pezzo, troppo serio, perché poi vivi male, secondo me, quindi non è un buon modo per affrontare le cose, anche dal punto di vista Le artistico. tue musiche sono. Sembra sempre che hai un piede per poter saltare nell'indie, ma non ci vuoi andare. Dici, sto lì, cioè potrei andarci, ma non mi interessa. Cioè, ho quell'impressione lì. Guarda, non saprei commentare questa cosa perché ho una seria difficoltà a rapportarmi con i generi e con le etichette in generale, no? Sì, L'etichetta se mai servissero discografica. qualcosa, per carità. Esatto, e infatti la famosa domanda che mi fanno tutti nelle interviste così, tu che genere Che sei? genere sei? Boh, adesso io mi ritengo pop perché tratto Beh, comunque argomenti sicuramente. popolari, no? Che ha Sì, però ho la proprio l'impressione che c'è stata la volontà di non andare facilmente di là. Che Di oramai è là un po'. nell'indie? Sì, perché oramai è un po' Ma inflazionato, un po'. sicuramente ciò che poi diventa anche ridondante, diventa mainstream nel senso anche più brutto del termine, è una cosa che mi repelle un po', nel senso Anche che. a livello di testi, perché diciamo che secondo me l'indie, oltre che più da un genere, è un modo di scrivere le canzoni. Cioè, le canzoni con certe figure, certe cose, come nel rapper tutti parlano di Ma l'indie vero alcuni. però. No, l'indie vero non esiste più da Ora tempi i immemori. testi indie per me sono assolutamente pop e assolutamente omologati l'un l'altro. Questo non è una critica, un giudizio. No, no, È vabbè. un dato di fatto che io ho modo di Punto di constatare. vista che condivido anch'io, li trovo molto molto omologati. Quando scrivi una canzone, qual è la prima cosa che pensi? Cioè, qual è il punto sul quale ti focalizzi? Non c'è un punto in particolare, nel senso che io
nasce tutto da una scintilla che mi viene dentro. Questa scintilla può derivare da una persona particolare che vedo passare, vedo che fa ha un comportamento strano, particolare, buffo, oppure anche una frase bella, cioè un insieme proprio di parole che insieme mi suonano bene, me le segno, poi le sviluppo. Può nascere qualcosa, può anche rimanere semplicemente una bella frase su un pezzo di carta. Oppure ascoltando canzoni di altri, magari colgo, guarda che giro armonico interessante che ha usato. Insomma, degli spunti che possono derivare da qualsiasi cosa, che mi creano una scintilla in me e io a volte riesco a svilupparla, allora nasce una canzone, a volte no. Cioè, per me è una canzone, ogni volta che è un miracolo, e non esagero a usare questo termine, è un vero e proprio La magia, miracolo. la magia, È una certo. magia, perché io anch'io ogni volta che riesco a fare qualcosa che mi convince, dico, come ho fatto? Non mi La riuscirò mai musa, più, è la non musa, è la mi musa. riuscirò mai più. C'è la musa che c'è da qualche parte, ma ti è capitato qualche volta, immagino di sì, perché è una cosa abbastanza normale, che sei sul treno e ti viene in mente una canzone bellissima, due parole, e poi vai a casa e... Magari l'ho cantata 10 volte, ma perché? Allora, innanzitutto hai toccato un elemento che è il treno, che per me è sempre stata una fonte di ispirazione insieme alla notte, incredibile, cioè proprio fantastica. Sei un E trenista, sono allora. un trenista, sì, purtroppo ora non lo prendo più da tanto tempo, però mi ci vorrebbe un viaggetto in treno per un po' rinfrescarmi le idee. Questa cosa di non ricordarmi le cose, sì, spessissimo, infatti ho preso proprio l'abitudine, perché poi io odio avere una buona idea e non Certo, certo. ricordarmela, penso come tutti, Sprecarla. sprecarla così. Quindi mi segno tutto, me lo scrivo, oppure faccio anche delle note audio in mezzo alla gente E questo un po' ci ha salvato. Una bassa volta voce. che non c'erano i cellulari, questa cosa non si poteva fare. Sì, io in mezzo alla gente a volte a bassa voce, perché sai, non è che puoi metterti la la la. Esatto. Però. Hai una doppia personalità. La prima è nascita e gioventù cremonese, poi sei andato a Firenze. Che differenza c'è nelle anime di queste due città e che cosa ti sei portato dentro delle anime di queste due città? Cosa ti porti dentro? Guarda, sono molto diverse queste anime della mia città, però di queste città, però ho il forte dubbio che in realtà sono io che sono cambiato, e quindi anche la mia percezione delle due realtà sia Può essere, può inevitabilmente essere. inquinata, ecco. Quindi per me Cremona è la mia culla, è la mia infanzia, è la mia terra d'origine, che quindi è un pezzo di cuore che Proprio non Cremona smetterò. città? Provincia Spinadesco, Ah, non Spinadesco, conosci? Non ci ok. posso credere. Certo. Vabbè, io ho vissuto tanti anni da quelle parti. 1500 anime, Sì. quindi in realtà molto periferica, molto, molto semplice, ma era bello anche per quello. Però a un certo punto ho sentito l'esigenza di vedere un po' di movimento, di frizzo, di un po' di gas. E Firenze poteva essere Milano, poteva essere qualsiasi altra città, però Firenze mi è rientrata nel cuore. Mi sono innamorato di Firenze come ci si innamora di una donna, davvero. Cremona è una città bellissima, ma assomiglia molto a Milano, nel senso che le bellezze sono chiuse nei palazzi. Firenze te le sbatte anche in faccia nelle Ogni piazze. angolo in cui ti Cam giri. cioè, anche quella cosa lì cambia la tua percezione, poi quello ti porta nell'arte, perché immagino che comunque vivere con l'arte così esposta, così condivisa, forse ti aiuta anche a condividerla. Sicuramente, forse è quello il motivo per cui quando feci quella famosa gita con i miei amici a 17 anni mi innamorai Della città. di Firenze, perché ovunque ti giravi c'era qualcosa di bello da vedere che proprio ti entra dentro. Quindi per Altro che me, Stendhal. esatto, per me che insomma, per carattere e anche poi per professione di conseguenza faccio questo, è qualcosa di fenomenale. Tu sei anche musicista, come ti interfacci con i musicisti che suonano con te? Come li scegli? Dove li vai a prendere? Non sei così attento perché poi in fondo chiunque arriva ti porta qualcosa di suo, oppure vai a cercare un artista particolare, un musicista particolare? Come funziona la parte musicale del progetto Ruggero? Allora, innanzitutto io mi ritengo più compositore che musicista in senso stretto, nel senso che addetto ai lavori, nel senso che Ah, però non suoni, sono un insomma. sì, suono, ma insomma, m'arrangio, non sono un virtuoso. Quindi, qualsiasi chitarrista vero, pianista vero, a Ma me quello è un altro è sport. utile, È un altro esatto, è sport. utile.
Detto ciò, però, non me ne faccio niente se non c'è un rapporto umano che per me è fondamentale. Io, ad esempio, ho la fortuna di fare per ora i miei dischi con Giacomo e Tommaso Ruggeri, che sono due ragazzi cremonesi, Ruggero con Ruggeri non è Ruggero con Ruggeri, e male. pianista Lazzari, che è il mio cognome. Quindi io credo nel Vabbè, destino, porca miseria, quindi altro che assolutamente. le cose che tornano. Qui è una band di fondo, Sì, loro suonano più che altro in studio, no? No, dico poi. una band nel senso che siete sempre voi che suonate. Sì. Cosa stavo dicendo? Si parlava proprio del rapporto con i musicisti. Esatto, che oltre a essere bravissimi, loro hanno lavorato con Ermal Meta, con Eros, Ramazzotti, sono i musicisti di Niccolò Gliardi, quindi tecnicamente. Ma dal momento in cui sono entrato nel loro studio, cioè, mi hanno accolto con un'umanità, mi hanno fatto sentire loro pari, Sì. ma perché. Quello è importante, che non ti abbiano guardato dall'alto al basso, anche per la tua fiducia come artista, è molto No, anche importante. perché sta anche nell'intelligenza della persona di capire che io sono un cantautore, ho un mio mondo e in quel momento il loro ruolo gli impone di mettere la loro bravura a servizio del mio mondo. Beh, un artista intelligente dovrebbe essere, tra detto fra di noi, sempre, Ma ci dovrebbe. sono anche tanti che magari Che non sono ti fanno 800.000 note in un secondo, Che ma non, poco utile al esatto, me pezzo. ne bastavano due che mi davano più Intanto emozione. mi fai pensare che la cosa che mi manca di più dei tempi in cui c'erano le band e si suonava era non tanto la sala prove e le cose, ma poi andiamoci a fare una piadina. Sì, Cioè, sì, sì. quelle condivisioni dopo, dove in poi si chiacchierava e nascevano le idee per poi suonare Ma meglio le esatto, mani. ma quello poi ne risente anche in maniera positiva la qualità del lavoro che fai, credo, Quando è che sicuramente. hai capito che questa era la tua strada e che comunque la tua vita doveva, non poteva prescindere dalla musica, lo scrivere? C'è stato un momento, un plot point? Sicuramente quando sono andato a Firenze, avevo 19 anni e ho iniziato a vivere più in autonomia. Invece prima ero, non dico succube, però convivevo con i miei genitori, comunque con una certa mentalità anche dedita al lavoro che il lavoro canonico, Provincia di no? Cremona. Non gliene faccio una colpa, è assolutamente una forma mentis della probabilmente Normale. della scorsa generazione di qualsiasi genitore e anche di qualsiasi persona che non è musicista, perché chi non è come me o come te, che sei musicista, anche te Fabio, Ormai anziano musicista, però. non può capire certe No. cose. Certe cose le puoi capire te e ci devi arrivare secondo me te come ci sono arrivato io quando a un certo punto non riuscivo più a stare senza e capivo che non era solo una passione come mi ero anche autoconvinto. Era un modo di Una vivere, era necessità. una necessità, era un appagamento dell'anima anche, no? Morale, cioè, è un lavoro, innanzitutto, è un lavoro assolutamente con la L maiuscola, dignitosissimo e rispettabilissimo. Però io vedo il lavoro, sai, come, non come automa che si sveglia la mattina, Sì, timbra il sì. cartellino, va, cioè, io vedo un lavoro come qualcosa che fai, che ti dà da guadagnare, perché assolutamente Bisogna anche vivere, non c'è niente di male, non c'è niente di non male. si vive di sogni, però devi essere anche appagato tu, secondo me, se no. Ti sei chiesto come mai teatro, cinema, musica siano state così colpite da quest'ultima crisi della pandemia? Cioè, gente che va a vedere un concerto va al cinema, va a teatro è meno di quella che ho visto ieri io all'IKEA. Cioè, ieri all'IKEA ho visto una cosa È imbarazzante, uno sopra stato l'altro. colpito perché la pandemia, secondo me, ha semplicemente dato un colpo di grazia a un sistema che era già traballante prima. Però se non c'è, non ci danno lo spazio di tenere aperti i teatri. Io ho visto uno spettacolo teatrale prima che richiudessero tutto, dove comunque c'era una persona a ogni metro e le mascherine, le cose, che era, detto fra di noi, difficile godersi uno spettacolo in quel modo lì, però vabbè. Noi andiamo nei supermercati dove tutte queste norme non ci sono, i supermercati possono stare aperti e non è una questione solo di mangiare, perché te lo potrebbero portare a casa. Però i teatri, i cinema, i concerti locali, no. Ma dipende come la vedi, i supermercati sono ritenuti elementi, beni di prima necessità perché se non mangi non vivi, però secondo me io la vedo che anche se non ascolti musica o se non guardi uno spettacolo non vivi, è nutrimento anche quello, dipende dai punti di vista.
purtroppo chi decide queste cose probabilmente non la pensa come noi. No, quando un primo ministro dice i nostri artisti che ci fanno tanto divertire, Divertite. quella roba lì secondo me è incancellabile, mi rimarrà dentro 100 anni. Eh sì, quella lì, oh, sai, probabilmente non voleva metterci cattiveria, come, però è un'uscita infelice che denota anche, secondo me, una scarsa considerazione Al del cinema e al cinema. teatro non ci va molto spesso, a Esatto. vedere concerti, l'idea. Qual è il messaggio che senti fortemente di lanciare col tuo progetto? Cioè, quando uno pensa a Ruggero, che cosa deve pensare? Cioè, qual è la chiave per entrare bene nelle tue canzoni? Secondo me avere la consapevolezza che sto parlando di tutti noi, ecco, io non sto parlando di massimi sistemi, di filosofia intrinseca o di chissà cosa, è un occhio, uno sguardo su, principalmente sull'essere umano, su di me probabilmente, più che altro, perché Io dico sempre che risparmiamo un sacco di soldi di analisi a fare canzoni, musica art. Il primo riferimento sono io e l'essere umano con tutte le sue miserie, con tutte le sue ansie. Poi io cerco di dare una chiave comunque ironica e a volte anche leggera, a volte un po' meno, però io penso che ognuno si può riconoscere in quello in cui, in quello che dico. Io riconosco anche una certa attenzione al linguaggio cinematografico dei tuoi video. Cioè, vedo che c'è dell'attenzione. Il video che tanto devo fare per forza il video e dei video fatti tanto per fare non mi sembra che ti appartenga, cosa che purtroppo ogni tanto vedo in giro, si fanno dei video che dico, ma perché hai fatto un video così? Cioè. No, a parte che mi piace molto curare questo aspetto, è Ma proprio un si mio vede. Si feticismo, vede, si vede. ma prima ancora ti dico che non mi piace considerare, cioè mi piace considerare ogni elemento del mio lavoro come importante, non che uno sia la stampella di qualcos'altro, cioè sei un artista nel 2020, ma già da tanto tempo bisogna fare il videoclip della canzone, no? Bisogna farlo, ok? Però non è che il videoclip deve essere Sì, io che certo. La canto su un tappezzeria. divano perché la canzone importa. Cioè, se mostro anche un video, allora La cavoli, storia, certo. curiamo anche il video, che è una cosa molto difficile perché deve andare, cioè deve essere un tutt'uno col pezzo. Tant'è che Atineres, che è il progetto, la serie di cui parlavo Sì? prima, è proprio, ha un'impronta anche il più possibile cinematografica, cioè io non ho pensato a Tineres come un album, ho pensato a Tineres come una serie, Scritto il quindi film. poi le canzoni le puoi ascoltare su Spotify Sì. o vanno un po' in radio così, però non può prescindere dall'aspetto visivo, cioè è un progetto che nasce musica e video insieme. E le persone con le quali fai video, ce n'è uno, forse il volume 6, quello che siete in mezzo alla strada che coinvolgi È della il gente. È il 5, 5, ok. 5 sei quella, sì. Sei quella, sì. Allora, io ho coinvolto questo mio amico, si chiama Piero Torricelli, che è un regista molto bravo, secondo me, di Firenze. Regista appunto perché volevo dargli un taglio il più possibile Certo. cinematografico, quindi ho coinvolto lui. Non quella cugina che fa la videomaker. No, esatto. No, ci sono anche tanti Sì, però. videomaker bravi, Sì, però però. secondo Quel me genere lì. bisogna avere, cioè lui gira i film e quindi L'avevo un po' studiato, insomma. sì, poi siamo autoprodotti, quindi si Vabbè, fa budget è quello veramente lì. i miracoli Però hai convinto tanta e gente le anche a persone le partecipare. convinciamo con la bontà delle nostre idee. E allora, ad esempio, quelli che citavi te, ci sono un bambino, due persone Sì. anziane, e sono amici o sono amici di uno dell'altro, È insomma, che avete che coinvolto. abbiamo coinvolto, sì, loro si sono lasciati coinvolgere anche molto volentieri. Sembra che senza le radio, non si possa più stare, però in realtà i giovani le radio non le ascoltano per niente. No. Ti sei posto un po' il problema radio per la tua produzione, dire ok, faccio qualcosa che deve piacere alle radio, faccio qualcosa che piace a me. Io da come penso che tu abbia fatto qualcosa che piace a te soprattutto. Ma te lo sei posto un po' questo problema? C'è cioè, qualcuno ti ha Sì. detto, ma se vuoi che passi in radio, il ritornello deve arrivare nei primi 45 secondi, deve avere turbattiti. Sì, non solo per le radio, un po' in generale ho questo dilemma che un po' anche la società ti impone, cioè devi fare quello, Devi, devi. certo. E me lo sono chiesto anch'io e non ti nego che ci ho provato ogni tanto perché chiaramente la volontà di emergere, di farti vedere per il lavoro che fai Beh, è certo, ma è appetitosa, anche è naturale, insomma. naturale. Però, sai, mi sono accorto che più cercavo di lavorare seguendo
i paletti di questa società famosa che ti impone, e più facevo cagate. Cosa, quindi... cioè, non avevi un risultato artistico che ti soddisfaceva? No. Quindi guardo anche alla storia, guardo anche chi c'è stato prima di me, chi ce l'ha fatta, e comunque vedo che chi ce l'ha fatta è sempre stato qualcuno che si è fatto un po' i cazzi suoi, insomma, sì. ha perseguito la sua strada o anche nelle cose strapopolari, cioè se tu pensi a uno Sfera e Basta, non può fare diversamente, quello non saprebbe fare altro. Poi è la sua fortuna che quello che fa piace a tanti ragazzi, però non è che si è seduto a tavolino e ha detto faccio una roba così, lui è così. Tamarro di Cinisello Balsamo. Quindi quello fa. E poi quel suo parlare parla e arriva a giovani che hanno una certa età, un certo background. Sì, ma io, a me non piace assolutamente, Sfera non incontra proprio il mio gusto, però io lo stimo, perché comunque lui è stato bravo. Comunque è stato bravo se stesso, certo. Probabilmente, quindi... Cioè, non è che si veste così per fare personaggio, quello si veste così perché è Tamarro. Sì. Tamarro di vecchia data. Quando pensi a te, quanto riesci a fare passare nella tua musica? O ci sono degli schermi, delle cose in cui riesci a proteggerti? Ma, o vuoi proteggerti? Allora, io ho fatto il mio primo album l'anno scorso, nel 2019, che ormai sono quasi 2 anni fa, diciamo. Vabbè. Sì. E, col 2020 non lo contiamo. Esatto. Abbiamo schiacciato pausa per un anno. Saltiamo, skip. In quel disco che si chiama La gente mi chiama Ruggero, perché che poi ne parli per la domanda che possiamo anche fare dopo, è il biglietto da visita, certo. Il biglietto da visita, perché tu non ti chiami Ruggero, ma è un nome d'arte, ma non è un nome d'arte, è un nomignolo, è un nome, è come soprannome, è come mi hanno chiamato i miei amici e poi successivamente tutto. Ma perché questo. Ma chi, diciamolo allora, praticamente un mio carissimo amico che ora è anche il mio vicino di casa, insomma è un amico stretto. Durante una pausa pranzo all'università, per prendermi per il culo, mi guarda, infatti c'è una faccia da Ruggero. C'è una faccia da Ruggero, sì, io ti chiamo Ruggero. Ha scritto i messaggi, questo è un pazzo. Ha scritto i messaggi ai miei amici: oh, chiamate Filippo, chiamatelo Ruggero d'ora in poi. Però è una comunicazione che quella, guarda che la forza della comunicazione è quella, Ma infatti, io mi dico bravo. Perché all'inizio dico, no, dai, basta, ma ero ossessionato, tutti mi chiamavano Ruggero, no, cioè la gente nuova mi presentava, oh, lui è Ruggero, no, sono Filippo, non sono Ruggero, cioè ero... Poi l'hai buttata sul ridere. Non ne potevo più, poi ho detto, ascolta, tanto questo qui ormai ha fatto partire una cosa virale... No, è andata per conto suo. ...che non posso fermare, quindi o mi incazzo tutta o la cavalco. Vita e continua, oppure ne approfitto e dico, vabbè, vaffanculo, voglio fare il cantante, il musicista, volevo un nome d'arte e quindi nel primo disco esatto, quindi la gente mi chiama Ruggero, e è molto molto onesto, molto, secondo me, cioè ho voluto mettere un po' chi sono, però nella scrittura probabilmente, guarda, ci pensavo anche in questi giorni, c'è un po' di schermi, c'è un po' di, sai, forse il primo disco c'è anche la paura di buttare fuori di troppo, far vedere troppo, certo. Oddio, poi la gente diventi vulnerabile, sa che sono così e sono paure, normalissime. Invece ti dico, in questo e poi nelle cose che io continuo a scrivere, che forse un domani pubblicherò, invece ho deciso anche di lasciare andare un po' più di freni, e perché secondo me appunto poi anche la qualità migliora, e anche più che la qualità La gente apprezza, io vedo che i miei pezzi arrivano più, meglio, veramente più sinceri, sono quelli più apprezzati, perché cosa si percepisce? Qual è stato l'emozione più forte che ti hanno dato? Cioè quella persona che è venuta e ha detto, ma quella canzone parla di me? Cioè è capitato qualcuno che si è talmente immedesimato? O la prima, o quando ti sei accorto che quella cosa lì commuoveva tanto? È capitato... 4-5 volte è capitato a questi livelli, proprio che così è forti. Una cosa bellissima, sì, per sì. Me. Credo che il miglior applauso per se un se tu artista. Mi dicessi questo o 500 euro, no, quello questo, lì, sì. Certo. Se me ne dai 10.000 magari ti dico 10.000. Ma secondo me con tanti di questi qui arrivano tanti di quelli. Speriamo. Sì. No, però guarda, di recente quel video che hai citato prima, sì. Che è l'episodio 5 di Atiner, si chiama Sei quella. La canzone... Cioè, a me ha fatto pensare a un papà separato che va a prendere il figlio.
perché è da papà separato, cioè chiama il ragazzino e vanno per in giro, mi ha fatto pensare molto a qualcosa. Sì, non è quello, però è bello. Io l'ho vista così. Ma è bello, no? È bello che ognuno ci veda la cosa. E lui che è ancora innamorato di lei, perché nella canzone parla di lei. Ti sei fatto tutto il film. Certo, ma è per quello che serve questo linguaggio, capite? Quello è... Certo, assolutamente. Però la canzone, che è una canzone prettamente d'amore, però non mi sento di dire un amore smilenso, no, esatto. Non è sta palanca, no. Per quello ti dicevo che il tuo modo di cantare l'amore, perché poi comunque no, l'amore non è solo l'amore tra una coppia, l'amore in tante cose, ma il tuo modo di cantare l'amore di coppia, di queste canzoni, è molto disincantato, molto tranquillo, quasi allegro, insomma. Non... Sì, sì, ma infatti c'era c'è stata una ragazza in particolare che mi ha scritto, ha detto, io mi ha commosso perché sembra che parli di me, cioè quella buffa che un secondo dopo è seria e il secondo dopo è sexy. Questa anche, questo aspetto un po' lunatico delle donne. Io No, perché le donne sono lunatiche? No, è davvero. Perché io non sono politicamente corretto. No, quindi... no, ma davvero? Sono là, non me ne ero accorto. E io avevo vicino questa ragazza in quel tempo, quindi ho descritto semplicemente... Bungee jumping sentimentale. Ma quelli ce ne ho anch'io però. Però sono molto femminile. Sì, è il tuo lato femminile esploso. Esatto. C'è da dire una cosa, che non ci fanno annoiare. Se c'è una cosa positiva alle donne non ci annoieremo mai. No. Ma è bello così. E la canzone invece più lontana da quello che sai che hai scritto? C'è un pezzo che quando lo ascolti dici, ma chi l'ho scritto io questo? Che bella domanda, non me l'ha mai fatta nessuno, sei bravo a fare le domande. Sei bravo dottore, sei anche bravo. Perché sì, la risposta è sì, c'è e forse è... Lì è subconscio, eh? Esatto, ora perché sto pensando lì che... Lì è subconscio. C'è la mia bambina probabilmente, che è più che altro a livello musicale mi dà molta soddisfazione, a livello di testo è stato più forse una volontà, era uno dei miei primi esperimenti, è stata più una volontà di mettere un testo metricamente che rientrasse nella musica, capito? Quindi però poco... Più tecnica che... Non molto coinvolto, esatto. Però... Quindi probabilmente ora non la riscriverò. Non la riscriverò. No. Cioè, vabbè, ci sono grandi artisti che delle canzoni. La mia banda suona rock per Fossati. Non la fa mai dal vivo. Gli fa schifo. Non la fa mai dal vivo. Noi tutto il mondo la canta e a lui gli fa schifo. Sì, sì, sì. Se tu gli parli quella canzone, arrossisce. Quindi non è una. Sei in compagnia di un certo livello. Allora, se dovessi pensare a dei genitori musicali che non mi faresti, cioè. Se dovessi pensare a te come a un Frankenstein di più influenze, dov'è che hai più bevuto il latte? Ma allora ti direi, io non posso non nominare Claudio Baglioni, perché è il mio, cioè mi piace come scrive la musica, come scrive i testi, mi piace quando fa le interviste, il modo che ha di parlare, cioè sai quegli artisti a 360 gradi. Mi rendo conto però effettivamente di non scrivere molto. No, non me l'hai ricordato per col niente. Suo stile. No, non me l'hai ricordato stile, per niente. Quindi non l'avrei mai detto. Probabilmente ho preso dei modi di dire, delle metafore che usano, non so, Beatles. Beatles tutta la vita, proprio a livello musicale. Se uno non mi dice Beatles, chiudo l'intervista subito. Esatto. Ma come si fa? C'è una tazza, sembra. Tu c'hai la testa lì, tu dici di dietro. C'è John e George. Paul e George Paul dietro George. Di me che ti guardano. Poi David Bowie, Queen, Elton John, insomma il rock molto British, British, quello un po' più, molto British. Sì, però non il rock, quello peso, insomma quello un po' più pop. Però soprattutto, e ora ti sto nominando quelli stranieri, ma italiani, io sono cresciuto con i cantatori italiani, sono cresciuto in una famiglia che aveva Radio Italia accesa tutto il giorno, quindi volente o nolente, hai assorbito. Io nelle orecchie c'avevo sempre Lucio Dalla, Battisti. Per fortuna, esatto, per fortuna, sì, perché sì, le sì. altre radio mettevano italiano, mettevano poco di... niente o robaccia, quindi devo dire che però... tra l'altro il proprietario di Radio Italia sappi che è un grande fan dei Beatles. Mario Volanti? Mario è un grande fan dei Beatles. Beh vabbè, chi non lo è, insomma se uno... No, ma lui proprio particolarmente, cioè, perché piacciono proprio. Sì, sì, non, sì. I Beatles piacciono a tutti, però è uno come noi, è uno che ama. Sì. Ultima domanda, questo è... il divano è a Milano, parliamo di Milano, il blog si chiama Eventi Milanesi. Dammi una tua idea di questa città, cosa ti piace e cosa non ti piace di Milano.
della Milano che ovviamente della tua Milano. Sì, nonostante abbia vissuto per tanti anni a 150 km da qui, forse meno. Cremona più o meno sono 80 sì, circa. Una novantina, sì. Non l'ho frequentata più di tanto. Non è importante, basta anche venirci una volta per farsi la tua idea di Milano. Guarda, io Milano avrò sempre un ricordo bellissimo per tutta la vita, perché un mio amico ha chiesto alla sua compagna dell'epoca di sposarsi in Piazza Affari. Ah, ma dai, e spero non davanti al dito, che non c'era ancora. Dito. C'era già, sì, qualche aiuto. Davanti al dito, perché si baciarono. Voi siete giovani, quindi c'era già da un po' di anni. Ma ti ho detto, ma scusa, perché? Perché si erano baciati lì la prima volta. E io mi avevo chiesto di andare lì con la chitarra a fargli una dedica, esatto, ma è stato un momento, ero più commosso io di loro. Non mi sposo anch'io! Quindi, che ti devo dire? A me se mi dici Milano, al momento la prima cosa che mi viene in mente è questa. Questa spero che siano ancora sposati. Sì, sì, si sono sposati, al matrimonio ovviamente cantavo io. Certo, Ruggero, grazie mille, in bocca al lupo. Grazie a te, Fabio. La cosa che dico a tutti sempre... Non è progetti futuri, ma che voglio vederti live prima possibile. Speriamo. Covid forse, permettendo. Forse anche se anche il Covid non permettendo, imponiamo, suoniamo dove possiamo suonare, facciamo quello che possiamo fare, abbiamo bisogno degli artisti in giro. È necessità. È vero. Un saluto a tutti. Grazie.